Ciao Ezio, ciao, grazie per essere con noi, grazie mille. E gli artisti, quindi anche i musicisti, in modo più o meno volontario, consapevole, usano la propria arte per testimoniare, per dire di sé delle proprie idee. È così anche per te? È evidente. E io sono beethoveniano, sono figlio di Beethoven, si sa, il mio papà mi ha insegnato. Il problema è che spesso e volentieri nel corso della storia della musica, anzi, la musica che è un contenitore assoluto del sentimento umano, che è una trasfigurazione, tant'è vero che è l'unica forma d'arte che di fatto anche i sentimenti peggiori li trasforma, li trasfigura in purezza, in esigenza, persino il dolore diventa una cosa che andiamo a cercare, no? Io scherzo sempre anche quando vai a cercare la canzone tristissima per piangere un po', perché è un dato di fatto, e persino la rabbia, l'invidia, l'ira, tutte quelle cose che rifiutiamo in musica diventano un'energia positiva. La musica fa anche politica, non, e anche qui politica, polis, si occupa del pensiero degli altri, si occupa di ciò che si vede, non di un partito o di un altro, anche questo va un po' ripreso, fare la polis, no, guardarsi intorno e non stare a sentire. Beethoven era proprio così, predicava fortemente la gentilezza e la libertà di pensiero. Ricordi che Fellini aveva usato l'orchestra come una metafora sociale, no? In prova all'orchestra. Tu stesso fai riferimento all'orchestra come una società ideale. Quale deve essere il ruolo e il compito del direttore in questa società, secondo la tua opinione? Esattamente, io sono un anarchista, nel senso greco del termine, della responsabilità della persona, non dell'individualismo, ma della personalità, della responsabilità della persona sull'altro. Tu sei responsabile di te stesso, di chi ti è vicino. Da questo parte il pensiero musicale beethoveniano. Un direttore, uno dei miei maestri, diceva: noi siamo lì per illuminare gli altri. Sì, siamo lì per illuminare gli altri, per capire chi fa più fatica. Di fatto colui che lavora più di tutti è colui che si prende la responsabilità per tutti, e quindi è il mestiere più bello che esista, anche più duro, e allo stesso tempo anche un mestiere che prevede una natura di questo tipo, ma una natura, adesso si usa molto la parola condivisione, e a me le parole accusate non piacciono, mi piace allora la parola moltiplicazione, no? Deve moltiplicare il suo pensiero. Io sono un direttore maieutico, sono un direttore fratello, e poi sono uno dei pochi direttori che la gavetta l'hanno davvero fatta. Arrivo con una famiglia operaia, come Toscanini suonava in orchestra, e poi qualcuno che ha visto le mie qualità ha detto: tu devi dirigere. E quindi lo prendo come responsabilità. Ogni persona che ha un potere di fatto è solo responsabilità, come il talento, una responsabilità nei confronti degli altri, ma di te stesso. Questo è il vantaggio della musica a cui appartengo e del fatto che mi piace, che se ci penso un direttore sta di schiena al pubblico, l'ha dovuto conquistare, poter stare di schiena, ma sta di schiena non solo per me, ma di schiena anche perché sparisci, devi diventare solo la partitura che fai. Hai avuto occasione di lavorare molto all'estero, così come in Italia. Potrebbe darti una migliore prospettiva. Ti sei fatto un'idea di come sono andate le cose nel corso del tempo? Se la musica è più o meno rispettata, curata, studiata e ascoltata in Italia piuttosto che altrove, o no? Purtroppo, mentre dove vivo, maggiormente
da tanto tempo ormai, come l'Inghilterra, un problema di informazione, di accesso. Lo facciamo tanti, io vedo anche tanti nomi famosi scomodare la scuola, ma non stiamo a prenderci in giro. La televisione continua in questo paese e nel resto del mondo a essere il primo mezzo di informazione. Io non credo nel web, penso che sia proprio una menzogna, perché lo vedo sulla mia pelle. La televisione, ogni volta che ci vado, non ci vado mai, aumenta il mio web. Quindi c'è qualcosa che non funziona, qualcuno sta dicendo una bugia, diciamocelo chiaro. Il popolo, no, bellissima parola peraltro, perché comprende tutto, tutti. Allora, quello che non c'è in Italia è, sotto il profilo musicale, è una divulgazione alta, un accesso a tante musiche. La televisione è completamente manchevole in questo, forse sta cambiando qualcosa da un po' di tempo, comincia a esserci. Mi spiace fare, io odio fare riferimenti personali, però il fatto che 14 milioni di persone di colpo in una trasmissione nazionale popolare si perdono e facciano uno share pari alla finale per sentire uno che sta parlando di Claudio Abbado dei Wiener Philharmoniker e sta suonando un brano che secondo qualcuno non doveva essere fatto perché troppo moscio, ecco. Vuol dire che non si ascolta in realtà e che davvero la televisione ha la responsabilità. Però la bellezza ha la pelle dura, dicevamo. Sì, sì, bellezza indelebile. È sopravvissuta a tutto. È sopravvissuta al peggio, dittature. È sopravvissuta alle guerre. È sopravvissuta ai distrutti. È sopravvissuta anche all'ignoranza. Sopravvive, eppure è fragile, dicevamo prima, no? La bellezza è di una, è fragile, va protetta, e io ho l'impressione che abbia proprio deciso di essere fragile per aiutarci a pensare di proteggere le cose, però è talmente alta che poi è indelebile. Grazie Ezio, grazie mille.